Pasqualini, Sì. Brunelli, Pregnano, Sì. Massignanzi, Costantini, Sì. Falco, Sì. Montemezzi, Presente. Benati, Presente. Moretti, Presente. Tutti presenti. Punto 1, lettura approvazione verbale senza precedente dal 30 al 37. Approvazioni. Se fate la dichiarazione di voto che sarà di astensione perché appunto mancavo al consiglio, devo fare un saluto al segretario comunale che questa sera rivedo, è la prima occasione da quando appunto ho la possibilità. E soprattutto volevo fare alcune osservazioni in merito proprio a questo consiglio, le faccio adesso visto che siamo ancora ai verbali. Se ci ricordiamo, qualcuno di voi dovrebbe farlo, parlo degli ex consiglieri, quando erano consiglieri, poltronieri di Mirandola, mi ricordo che in un'occasione facevo un consiglio comunale alle 8 di sera, quindi venne detto che era un orario quantomeno discutibile per fare un consiglio comunale, e allo stesso tempo mi era stato anche detto che i consigli comunali bisognava farli più spesso e dovevano essere con meno punti. Questa sera, e anche questa è una richiesta che faccio al segretario comunale, abbiamo già avuto modo sabato di farlo in un altro contesto, io il sindaco e anche il capufficio della segreteria. Negli scorsi mandati, mi ricordo sia l'amministrazione Olivieri, anche l'amministrazione quella mia, quando c'erano le interrogazioni e le interpellanze, si cercava di fare la divisione in modo tale che in ordine del giorno si sapesse almeno chi l'aveva proposta e quante fossero, perché questa sera uno riguarda l'ordine del giorno, pensa magari che i punti siano 11, mentre effettivamente con tutte le interrogazioni che ci sono 18. Questa è un'altra cosa, non da poco, perché se mi si diceva eravamo arrivati a 13 o 14 punti una volta in un consiglio a rientro dalle varie estive, questa sera parliamo di 18 punti alle 8 di sera, quindi proprio in memoria di quello che criticavate non più lontano di neanche un anno fa, adesso le stesse cose stanno ritornando ancora all'ordine del giorno. Oltretutto fare consigli comunali così ritardati rischia, soprattutto anche la minoranza, di vedere le proprie interrogazioni, le proprie interpellanze quasi superate dai fatti, perché una cosa protocollata 2 mesi fa, magari discussa 2 mesi dopo, non ha neanche più ragione d'essere. Quindi credo che il Consiglio Comunale di questa sera, dopo si arriverà anche a parlarne nello specifico di alcune richieste che avevamo fatte, poteva quantomeno essere scomposto in uno che togliesse tutte le interrogazioni, le mozioni e poco altro magari di leggero, e dopo i macro argomenti che ci sono nel Consiglio Comunale di questa sera potevano essere discussi in un'altra seduta. Credo che 18 punti all'ordine del giorno, con punti dell'importanza come concisi, come il piano casa, come l'assegnazione delle case popolari e quant'altro, meritavano probabilmente un'attenzione maggiore e soprattutto un tempo maggiore. Voi non avete ben spiegato cosa vuol dire
c'è scritto il regolamento consultabilmente e in genere i documenti di questo tipo nuovi da esaminare come legati alle deliberazioni da approvare il consiglio comunale sono consegnati solo ai capigruppo affinché li possano valutare con gli appartenenti al proprio gruppo prima delle sedute consigliari. La consegna deve avvenire di norma almeno 8 giorni prima della seduta in cui tali nuovi in questo caso quale sarebbe l'argomento? In questo caso è piano caso, piano caso diciamo che riguarda ovviamente l'applicazione di una norma e non è che sia il padre da tutti. Beh, è un suo parere che non è capito. Sì, ma è opinabile, nel senso. Allora, mi sembra che piano caso sono morti in generale. Cioè, voglio dire, cioè, piano caso, c'è cioè, la modifica dello statuto della CIS, poi c'è le indicazioni su come assegnare i casi reati, mi credo insomma che 2-3 giorni prima forse sarebbe stato più opportuno. Questo è un appunto che vuoi fare, insomma, io le rispondo perché mi ha interpellato, chiaro che è una domanda che va fatta più all'amministrazione che al sottoscritto. Ok, io le ho interpellato e le ho detto quello che volevo sapere, solo per questo. Sì, io insomma, è chiaro che se lì c'è scritto che un regolamento va trasmesso 8 giorni prima, bisognerebbe attuarlo. Ok, trasmesso 8 giorni prima. Ecco, quindi adesso giro la domanda al sindaco, se è possibile il sindaco, però sono la o prima sì sono vabbè, d'accordo, cioè nel senso che io in principio sono d'accordo, credo che ritorno a quello che ho detto l'altra volta, probabilmente anche le norme statutarie vanno un attimo verificate, se sono per il gruppo sono d'accordo, quindi vi invito già fin d'ora a leggere con attenzione le norme statutarie, quindi senza mandarvi inviti formali, tanto per essere chiari, quindi anche il capogruppo di maggioranza che mi ascolta, e vi invito a verificare quindi lo statuto, dopodiché non lo so, facciamo da 10 giorni, una roba del genere, 15, facciamo una riunione in modo da vedere quali se ci sono punti di criticità dello statuto stesso, dopodiché credo che anche questo consiglio che è nuovo sia impegnato ad attuarlo puntualmente nei limiti del possibile da questo punto di vista. Quindi verifichiamo se ci sono norme corrette, va bene, se sono farraginose le rivediamo, facciamo insomma una verifica sui regolamenti di questo Consiglio Comunale, sono d'accordo, senza bisogno che mi mandi l'avviso, no, no. Ecco, facciamolo, poi tra le 10 giorni verifichiamo. Prego. No, volevo solo ribadire quello che il consigliere Moreschi ha detto, che probabilmente chi ha fatto il regolamento l'ha voluto sottolineare in più punti questa cosa qua, perché anche l'articolo 29, dove si parla dell'avviso di convocazione e modalità dei termini, al comma 3 dice tutti i consiglieri comunali sono tenuti ai fini della carica di eleggere a domicilio nel territorio di questo comune. A detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica. Il punto 5 dice anche qua che il regolamento e il funzionamento dell'ente e in genere i documenti di cospicua mole da esaminare come allegati alle deliberazioni che approvare il Consiglio Comunale sono consegnati ai soli capogruppo affinché li possano valutare con gli appartenenti al proprio gruppo prima delle sedute consigliari. La consegna deve venire di norma almeno 8 giorni prima della seduta in cui tali documenti si discuteranno. Quindi penso che chi ha fatto il regolamento ha voluto sottolineare questa cosa qua. Come facciamo quando viene consegnato all'ultimo minuto la cartellina e tutti i documenti a poter discuterne e a poter valutare quali sono quello che dobbiamo a valutare quello che dobbiamo andare a votare? Mi sembra che sia un atto di responsabilità sapere fin dall'inizio quali sono gli effetti di quello che si va a votare. Prendo atto di quello che era stato detto poc'anzi, quindi prendo atto ancora una volta che viene ribadito da questo punto di vista. Mi sembra di cogliere da parte dei signori consiglieri l'invito pressante ad adottare lo statuto in maniera puntuale, che faremo nel prossimo consiglio in tutti i suoi punti. Grazie. Non è quello che vuole dire. Non è quello che vuole dire. Assolutamente, perché non è quello che vuole dire. Va bene.
2, associazione può prolungare il nome di rappresentante che non ha consigliere della prossima amministrazione. L'ultima volta è avvenuta una cosa, vabbè, sono un po' creativa se volete da questo punto di vista, in quanto in seguito all'uscita delle minoranze è stata la votazione dei rappresentanti al colloquio senza alcuna indicazione precisa, oltre ai rappresentanti delle maggioranze c'è stato un voto a favore di un presunto membro delle minoranze, quindi diciamo con una prassi anomala. D'altra parte io credo che l'uscita dei signori consiglieri non abbia favorito questo. Abbiamo presente una mozione appunto dopo che fa ribadisce l'anomalia di questa votazione. Noi abbiamo posto anche le dimissioni dell'indicato come un elemento risolutore di questo. Ove non ci fossero problemi, invito a nome mio tutti i membri della maggioranza ad astenersi dalla qualunque indicazione di nome eventuale delle minoranze che credo venga confermato. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di evitare questo. Prego. Sì, raccontata così sembra una cosa creativa come è stata riferita da parte del sindaco. In realtà penso che sia una, a livello di democrazia, una delle pagine più brutte che abbia conosciuto il comune di Nogaro negli ultimi anni e che spero abbia anche sulla stampa locale il risalto che dovrebbe avere. A Nogaro è stata richiesta da parte dell'associazione Provoco a Nogaro la nomina di due rappresentanti della maggioranza e di uno della minoranza. Non mi si dica che la votazione scorsa è stata fatta perché c'erano dei criteri di urgenza, perché se questa sera torna in consiglio comunale ancora quel tipo di votazione significa che non c'erano decisioni totali da dover prendere e che avrebbero dovuto far sì che per forza quella sera nascesse appunto la designazione da parte del consiglio comunale. Da parte nostra avevamo fatto la richiesta, come almeno la nostra lista Nogari Nogaresi, della candidatura di Rodolfo Borini come membro appunto della Proloco, che era una soluzione a noi gradita anche perché era in continuità rispetto a quello che era accaduto durante il nostro mandato, e abbiamo allegato anche tanto di curriculum, quindi si sapeva, ed è stato detto anche con tanto di registrazione del video da parte del sindaco, che da parte nostra era nata comunque la candidatura di Rodolfo Borini. Poi le minoranze io mancavo, ma sono secondo me giustamente uscite per i motivi che sappiamo, che era un motivo soprattutto comportamentale, perché questa amministrazione diciamo che nei primi mesi non si è assolutamente distinta nei confronti delle minoranze come atteggiamento collaborativo, collaborazione che invece è stata data da noi in più riprese, e si è pensato addirittura che nello stesso consiglio comunale dove le minoranze erano uscite per una mancanza continua di rispetto che stiamo ricevendo, si è pensato addirittura che la stessa maggioranza potesse arrogarsi il diritto di votare addirittura il componente delle minoranze, che se c'è scritto che deve essere designato dalla minoranza significa che la minoranza se manca e se non è una cosa che cambia gli effetti della storia può anche essere spostato al consiglio comunale successivo come è accaduto. La cosa ancora più ridicola secondo me è che da quanto ho saputo il designato che ne è uscito non era addirittura neanche stato contattato, e una volta venuto a conoscenza della candidatura ha rassegnato le dimissioni, perché comunque, e non sto a entrare nel merito del perché. Quindi arriviamo ad avere una candidatura che doveva essere nostra, una candidatura dove se volevate salvarmi in corner quantomeno uno di voi poteva votare il candidato che avevamo proposto, ma la cosa ancora più grave è che se da parte nostra c'era stata la candidatura di Rodolfo Borini, da parte delle altre minoranze non c'erano state altre candidature, poteva essere, non dico che sia successo così, ma poteva essere anche perché anche le altre minoranze avevano avuto una convergenza su questo nominativo. Magari se il nominativo fosse stato diverso, fosse stato anche quello che avevate scelto voi, potevano magari per qualunque tipo di motivo, competenze, interesse, simpatia, antipatia per la persona, scegliere anche loro di presentare un candidato. Questa sera ci ritroviamo, fatalità, il secondo punto del Consiglio Comunale, la richiesta vostra di andare a una sostituzione di quel candidato che voi avevate scelto per la minoranza, perché quello che avevate scelto ha detto non ci sto. Quando al terzo punto dell'ordine del giorno c'era una mozione nostra e bisognerebbe iniziare a discutere questa e dopo eventualmente il punto successivo, dove chiedevamo, è firmata da me e da Emanuele Montemezzi, dove chiedevamo che venisse, proprio per le ragioni sopra esposte, che venisse invalidata quella votazione, perché è una cosa che penso si sia sentita poche volte
di aver accettato comunque un tipo di atteggiamento di questo tipo, di questa natura. La mozione nostra, che adesso non so se verrà accettata la richiesta nostra di discutere prima la mozione, perché dalla mozione che probabilmente sono nate anche altre cose, la leggo pari pari, perché premesso che in data 29 settembre si era svolto un consiglio comunale durante il quale si è votato in assenza delle minoranze la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio di amministrazione della Proloco, che l'articolo 6, ed è questa la cosa più importante, cita che è l'articolo 6 della Proloco, recita che alla riunione del consiglio partecipa inoltre la rappresentante dell'amministrazione comunale con voto consultivo costituito da 3 membri nominati dal consiglio comunale. Uno dei 3 membri nominati deve essere espressione della minoranza. Lo stesso sindaco durante lo svolgimento del consiglio comunale ha affermato che il gruppo Novarese aveva indicato il signor Borini Rodolfo. Abbiamo rilevato invece che si è proceduti lo stesso alla votazione pur in assenza delle minoranze, che la sola maggioranza presente in aula si è arrogata il diritto di votare anche i rappresentanti delle minoranze, che il rappresentante votato per le minoranze non era quello indicato dal gruppo consigliare Novarese, che in questo modo non si è rispettato il ruolo della minoranza e la candidatura del nostro gruppo consigliare. Il Consiglio Comunale perciò impegna il Sindaco e la Giunta di invalidare la votazione inerente alla nomina di nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della Proloco, rispettando così il ruolo delle minoranze e le indicazioni offerte dal nostro gruppo consigliare. Il Sindaco e la Giunta a ripetere la votazione stessa al prossimo Consiglio Comunale utile, che sarebbe questa sera, confermando da parte del gruppo consigliare Nogari Novaresi la candidatura del signor Rodolfo Borini. È chiaro che la scelta vostra di mettere questa mozione al terzo punto all'ordine del giorno non fa diventare neanche utile la discussione, perché se andate a sostituire mettendo il candidato che avevamo scelto noi, è chiaro che ci sarebbe accoglimento da parte nostra. La cosa grave, e per questo chiediamo lo stesso che ci sia prima, che sia prima invalidata quel tipo di votazione per arrivare da parte nostra alla stessa candidatura, però rispettando il regime democratico che avrebbe dovuto vedere la volta scorsa o eventualmente nella seduta successiva una votazione democratica, cosa che secondo me non c'è stata la volta scorsa. Quindi chiedo se possiamo procedere prima alla mozione e dopo successivamente, a questo punto non ci sarebbe neanche più, non ci sarebbe neanche più la necessità. Proviamo le persone dell'ordine del giorno, che è disposto a passare dal 3 al 2, favorevoli. Tutti, ok? Unanimità? Sì, sì, unanimità. Bene. Sì, non diamo una votazione alla mozione. No, vorrei dire due parole di informazione. Allora, praticamente, un po' dell'incredibile anche questa questione qua, nel senso che qui si dice nella proposta di delibera, quella che andiamo a discutere oggi, che ci sono due persone nominate da parte della maggioranza e una persona dovrebbe essere nominata da parte delle minoranze. E vi ritrovo subito appunto questa cosa qua, che cioè voi l'avete nominato la volta scorsa, neanche il nome che avevamo proposto noi è sicuramente diverso da quello che ci ritroviamo qui. Quindi voi siete andati a nominare come maggioranza un nome che non è mai stato proposto. Il nostro nome, ho guardato anche il video, è uscito, gli è stato consegnato, mi sembra, la richiesta da parte di Novare Novaresi, che è l'unica richiesta che è arrivata, perché mi sembra che da parte delle minoranze non sono arrivate altre richieste. Quindi voi vi siete arrogati il diritto di andare a nominare al posto nostro un'altra persona, che tra l'altro non è neanche stata convocata, perché, e leggo sempre qua, preso atto della designazione, dato atto che il signore, non dico il nome, nominato rappresentante dei gruppi consigliari di minoranza, cioè prima si va a dire per le minoranze consigliari che non è vero perché l'avete proposto voi. Poi si dice che con una nota in atto al numero di protocollo ha dichiarato la sua indisponibilità ad assumere il carico affidato. Cioè questo praticamente non è neanche stato sentito. Lei è la buffa, veramente questa. E mi sembra anche irrispettoso nei confronti di chi sta dall'altra parte, cioè la parte delle minoranze. E poi chiedo anche al segretario il discorso del, questa è stata approvata la mozione, che penso che tecnicamente dovrebbe essere prima la mozione e poi si va ad effettuare la proposta di delibera. Se non sbaglio, se non erro.
faccio richiesta, è una richiesta tecnica questa, sicuramente il segretario saprà delucidarci. Insomma, veramente irrispettoso nei nostri confronti aver nominato una persona che non è neanche stata contattata e non aver preso in considerazione quello che era il nostro nominativo. Come ha fatto a dimettersi questa persona che neanche è stata convocata? È arrivata una lettera, c'è la lettera degli atti, forza, prego. Allora, anch'io ho detto parlare quello che è successo. Noi avevamo proposto di farlo come insieme a una gara, avevamo valorato il nome del dottor Bolini proprio per valorare, per fare forza su quel nome lì, per non disperdere quelli che sono le situazioni, perché ci sembra comunque che sia un nome competente e che potesse servire per tutti. Il fatto grave è proprio questo fatto di non aver neanche tenuto presente che le minoranze avevano proposto una persona, per cui è anche per questo che, per quanto mi riguarda, dico che conviene fare prima la mozione, anche per noi più fatto appunto sì, per poter procedere ma in maniera corretta, perché non ci sembra corretto prima fare una votazione e poi la mozione. Io voglio solo far votare. Flavio, scusi, benissimo. Possiamo parlare? Sì. Tu reputi che la parte di una persona, cioè se sta la minoranza, perché è giusto, te propone un nome, non ti interessa quel nome lì, okay? E te propone un altro e addirittura non te ne neanche. Io vorrei consigliere con te, per piacere, volevo far notare solo, ma poi già cosa parte ci sta, va bene, non ci sono problemi. Credo che poi sulla democrazia ci sia sempre ognuno di noi da imparare, quindi parliamo con chi è in tradizione, non ci sono problemi. Vorrei ricordarvi che l'altra volta siete usciti facendo una mozione dicendo che noi eravamo minoranze, io oggi ho detto ridendo, facendo istituzione di capoluogo molto in mente, quindi siamo anche assunto il compito di venire dietro a quello che voi sostenevate. Siamo ma al di là, di questo, mi pregherete che non mi interrompo. Al di là di questo, non siamo noi che non abbiamo votato il vostro candidato. Quindi siete andati voi per non votare. Quindi, oh, per carità, tutto quel che voli, però adesso di andare a pretendere che vi votassimo anche io, vi sto dicendo che forse la votazione, per piacere, Montemente sto parlando io, ma non ho nessuna voglia di essere interrotto, chiaro? Non ho nessuna voglia di essere interrotto, per piacere. Non ho voglia di essere interrotto, perché se è la questione, è quel che devo dire, non è mio problema. Perché ci cominciamo anche a andare sulle questioni procedurali, visto che ci vuole il rispetto dello statuto, delle procedure, almeno facciamo, va bene? Chiaro. Allora sto dicendo che non siamo noi che non abbiamo votato il vostro candidato, non ve lo siete votato voi, punto. Adesso abbiamo fatto l'inversione del punto, il favorevole poi avanti. Per dichiarazione di voto. Allora, a termini dello statuto. Quanto è stato detto adesso? Guardiamo il regolamento sulla lo se voglio alla virgola. Qui c'è scritto il signor Capivani per le minoranze consigliari, non è vero. Vabbè, perché l'avete nominato voi come maggioranza. Quindi dal punto di vista procedurale questo dovrebbe essere validato al 100%.
nomi rappresentanti delle minoranze consigliari sia dal consiglio di amministrazione. Ci sono proposte? Siamo indicati dai cittadini per fare il lavoro con cui siamo chiamati, quindi a deliberare. Il lavoro è stato fatto fino a quel sera, dato la rinuncia dell'interessato? Non lo so. Ah, ok. Dovete chiedere la parola. Prego. Prego, Moresco. Ma sinceramente la questione interessa poco, sta del fatto che secondo me c'è la solita mancanza di rispetto. Lei non può, sindaco, cioè tipo mia, dire che non mi ha votato altri sindaco, non mi ha votato. Te l'hai votato io, perché se ti ricordi, un secondo solo, se ti ricordi, abbiamo fatto anche una conferenza di capogruppo dove aveva indicato il nome di Rodolfo Morini, perché lui sia insieme per l'Olarte che al mio gruppo andava bene questo personaggio, nessun problema. Quindi non puoi dire che poi noi non abbiamo votato perché siamo andati fuori, sai benissimo che siamo andati fuori per un'altra cosa. Inutile continuare a girare di qualcuno della testa e tu continui a dire una cosa che non è vera. Noi siamo andati fuori con una cosa. Insomma, mettere la punta a voi, sta il fatto che la conferenza dei capi gruppo ti abbiamo detto che c'era Morini, giusto o no? Sì. Potrebbe sostenerlo anche voi, ma. Prego, prendere le indicazioni. Votiamo. Otto bianchi.